Buonasera a tutti, questo è l'ultimo video che faccio oggi. Volevo fare dei chiarimenti. Questo video è sulla legge mosaica. Nel Crislam si osserva la legge mosaica come gli ebrei ortodossi. Quindi, la Bibbia ebraica in realtà è una eredità eterna sia del popolo ebraico che dei veri cristiani, perché Gesù disse: "Io non sono venuto ad abolire la legge, ma a completarla." Quindi non sono validi solo i 10 comandamenti, ma anche, diciamo, tutta la legge mosaica. Quindi oltre ai 10 comandamenti consideriamo le leggi morali, leggi sociali sulla proprietà, sul matrimonio, divorzio, le leggi sull'alimentazione, la cosiddetta cucina kosher, cibi puri ed impuri, inoltre la conservazione e l'immagazzinamento, leggi sulla purità, per esempio in questo momento una malattia della pelle, l'eczema, sono impuro. E come anche sacrifici e offerte a Dio, offerte simboliche, io non vado a offrire l'animale, ma un'offerta simbolica. Poi versare una decima posso versarla a una sinagoga, a una moschea, dato che il Crislam non ha luoghi di culto. E quindi diciamo che noi seguiamo le stesse leggi seguite dagli ebrei ortodossi: leggi sulla purità, leggi sociali, leggi kosher, e abbiamo anche la Torah. In relazione a questo, per esempio, dicevo l'altra volta, per le donne è legittimo o non è legittimo andare in spiaggia? Una donna ebrea sposata, quindi anche una donna che fa parte del Crislam ortodossa, perché noi seguiamo tutte e 613, diciamo, seguiamo la Torah, i 5 libri che fanno parte della Torah: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Una donna sposata in teoria non dovrebbe mostrarsi in costume in spiaggia. Io ho un'alternativa, ho comprato una piscinetta e mi faccio un bagno qua nel mio terrazzo, per evitare, diciamo, di essere guardata. Quindi l'osservanza della legge mosaica è essenziale. Questo è il motivo per cui ho lasciato i testimoni, perché loro non erano d'accordo su questa stretta osservanza della legge mosaica. Per il resto ero d'accordo con loro e li considero ancora veri cristiani. L'osservanza della legge mosaica è l'unica osservazione che devo fare loro. Quindi con questo è tutto, mandatemi sempre i vostri commenti, che Dio vi benedica.